Buon pomeriggio a tutti. Vedete, prima di iniziare la registrazione di questo video, sono stato fermo circa 10 minuti. Perché dite voi? Sono stato fermo 10 minuti perché pensavo, se io in questo momento dovessi fare un discorso, prima di lasciare questo mondo definitivamente, recarmi sottoterra, non so, comunque morire, che cosa lascerei come messaggio? Cosa rimpiangerei? E cosa direi? Mi sono fatta questa domanda per quale motivo? Perché vedete, io penso che la vita non è fatta di un tutt'uno, ma è fatta di momenti, di attimi, di incontri. Magari si conosce una persona per un giorno e quella persona lascia il segno. Io per esempio, molti anni fa, quando mio figlio Luigi era piccolo, quindi oggi ha 32 anni, aveva 7-8 anni, parliamo di 25 anni fa, 24 anni fa, amavo portarmi mio figlio Luigi a pescare a Pozzuoli. E un giorno io conobbi un ragazzino, allora era un ragazzino, usava un uomo più grande di Luigi, aveva i suoi 40 anni, perché all'epoca poteva avere i suoi 12-13 anni, che mi chiese un filo per pescare, un amo, io glielo diedi, lui si mise a pescare, e quando poi pescò alcuni pesciolini, me li volle regalare. Questo ragazzo mi disse, parlando, che il proprio papà si chiamava come me Antimo e che era morto. Viveva questo ragazzo con la madre e veniva da, credo, da Mondragone, da quelle parti, ed è arrivato a Pozzuoli da solo a farsi una passeggiatina, quel ragazzo senza padre, e mi disse che erano poveri, però aveva una dignità che io non posso dimenticare. Vestiva con dei panni poveri, vecchi, ma puliti, stirati, tenuti bene. E quel ragazzo si chiamava Lucio, me lo ricordo ancora, vedete, non l'ho dimenticato. Nelle mie preghiere io prego sempre per quel ragazzo. E Dio sa che se anche qualche volta dimentico di citarmi il nome, lui sta sempre nei miei pensieri. Vorrei tanto vederlo, questo Lucio. Un ragazzo che mi colpì tanto. Io penso che lui abbia avuto e stia seguendo un cammino buono, pulito, perché aveva una dignità quel ragazzino che non ho visto in tante persone. Quel ragazzino l'ho conosciuto per mezzo pomeriggio, diciamo 4-5 ore, ci siamo parlati. Avrei voluto sostituirmi a padre perché io, tutti i ragazzi, i miei figli. Però lui andò per la sua strada, io per la mia, portandomi Luigi, mio figlio piccolo, allora, con me. E nel cuore una grande malinconia. Poi mi chiedevo come mai in me c'è un desiderio di giustizia, di amore, che certe volte non riesco nemmeno io a capire da dove viene. E una volta io, sudando quasi, stando quasi male, ho scavato la mia memoria, e sono riuscito a risalire quando io, piccolissimo, 3-4 anni, a via Francesco Ferrante d'Avolos, una via della Renaccia dove abitavo da piccolo, al numero 9, in questo palazzo, in questo cortile, c'era una piccola fabbrichetta di cappelli, di coppole, e c'era un uomo chiamato Don Mario, il quale, lui, le figlie, la moglie, un uomo anziano,
Non lo so, all'epoca mi sembrava molto vecchio, oggi penso che avrà avuto i suoi 45 anni, massimo 50, 40, non lo so, insomma, quanti anni avrà avuto. Però all'epoca per me era molto vecchio, però non era molto vecchio. Con il senno di poi ho capito che l'età insegna anche a misurare bene l'età degli altri uomini. E questo Don Mario. Io non avevo giocattoli, la mia famiglia era povera. Mi regalava tutto del materiale che lui aveva e con questo materiale giocavo, ci giocavo. Per me era tutto. Oggi, e Don Mario mi trattava con tanto amore. Allora ho capito che lui, altre persone, la comare di Sottanini, per esempio, una persona che non mi ricordo il nome, forse si chiamava Carmela, ma non ne sono sicuro. Per me era semplicemente la comare di Sottanini. Una donna che si alzava al mattino, presto, alle 4, alle 5, andava a comprare degli stracci a Resina, li portava a casa sua, li metteva in ordine, li rendeva come nuovi e poi li andava a rivendere al mercato di Caserta. Beh, la comare dei Sottanini, come io la chiamavo, come in famiglia si chiamava, un giorno, io ero piccolo, 12-13 anni, andai a trovare in ospedale. Lei mi accolse con un sorriso e con tanto amore. Però stava per morire, era malata di tumore. Infatti dopo un poco morì e la ricordo con tanto amore. Allora, scavando nella mia memoria, ho visto miriadi di persone che mi hanno insegnato la via del bene, la via dell'amore, la via del condividere. Poi ci sono state anche persone cattive. Io, per esempio, ebbi tra i miei capi una donna la quale si accanì nei miei confronti, non ho capito per quale ragione, e mi rovinò circa 20 anni della mia vita lavorativa. Però attraverso la comare di Sottanini, attraverso Don Mario, attraverso le altre persone, io a questa donna la perdonai. Ho perdonato, anche se il perdono non vuol dire poi frequentare delle persone, perché fanno sì che poi il perdono si renda pesante con la loro presenza. Ho avuto anche i capi buoni, e questi buoni vi posso dire, Cesarino, Cesare. Grande, grande uomo, grande capo, che mi ha insegnato veramente un rapporto bello e mi ha fatto veramente amare la gerarchia. Io la gerarchia l'ho amata attraverso Cesare. Ho capito che quando la gerarchia è funzionale a qualcosa, a un progetto, è cosa buona. Mia moglie. Per cui le parole sarebbero sempre troppe e ne vieterebbero la giusta dimensione. Basta dire che se Dio creò l'uomo e la donna e li rese una sola carne, ebbene mia moglie veramente è una sola carne con me. I miei figli, i miei nipoti, mio genero, mia nuora, tutte belle persone. Poi ci sono anche persone in famiglia che sono chiuse, troppo chiuse nel loro dolore per aprirsi all'amore. E qualche volta bisogna essere anche duri con queste persone affinché si rendano conto per il loro bene che non bisogna essere così. Allora, se io dovessi morire e lasciare un messaggio, cosa direi? Direi che la vita non è racchiusa in un'emozione che si prova in un determinato momento. La vita è racchiusa in tanti giorni, in tanti anni, in tanti minuti. E questi anni servono a fare di noi degli uomini, delle donne. Ecco questo che cosa pensavo. Per cui, quando le persone dicono, la gente dice, la gente, chi è la gente? Alcune persone dicono.
altri non dicono niente, altri tacciono, altri dicono altre cose. La gente è cattiva. No, alcune persone sono cattive, che altre sono buone. Altre stanno in una via di mezzo, ancora devono scegliere. E anche la cattiveria e la bontà è dovuta alla memoria. Quando la memoria si ammala, quando la memoria viene ferita, la memoria si rapporta a poco fisico in un modo ferito e genera dolore. Ma quando la memoria racchiude ricordi di amore, si rapporta a poco fisico in modo amorevole e questo genera gioia. Ecco quello che volevo dirvi per augurarvi buon fine 2019 e uno splendido 2020. Ciao, da parte del vostro Antimov Kebaski.